Torino, 1-0. Gol di Charles, che frattanto aveva convinto tutti sulle sue capacità calcistiche. Con questo gol di Menichelli su traversone di Salvadore, la Juventus è andata in vantaggio al secondo minuto di gioco nel derby con il Torino. Al 41esimo, il gol della vittoria juventina. Anastasi tira da lontano, Cerese ribatte e il centravanti calcia ancora di destro. La palla schizza per terra e si infila nell'angolo. Con questo gol di Cucureddu al 30esimo del secondo tempo, dopo una caparbia azione di Anastasi, la Juventus ha vinto il 162esimo derby cittadino. Sata per il Toro e per i suoi tifosi. Punizione per la Juve, batti e ribatti e palla a Cabrini che mette in rete. Dopo 56 partite di campionato, il Torino ha perso in casa. Per la Juve è primavera, nonostante la pioggia. Suo uomo più rappresentativo, Bettega, la rilancia quasi subito col pareggio. Tardelli galoppare verso la gloria della tribuna juventina dopo essersi ricordato di segnare. Di al 40esimo concretizzava la mole di gioco sviluppata dai bianconeri con un'azione personale finalizzata da un rasoterra alla sua maniera. A 3 minuti dalla fine Bredi ribadiva la palma del protagonista, conquistando una palla a centrocampo e servendo Cabrini, che concludeva con il raddoppio la sua galoppata vincente. In definitiva, un 2-0 che non deve scoraggiare più di tanto un Torino magari poco brillante. La Juve segna, Cabrini mette in area, batti, ribatte, tiro di Bredi, tocca Ferri e Tardelli mette, e Scirea di testa gela i tifosi granati. Lungo spiovente di Bredi per Scirea, che tocca col petto e batte di destro Terrani. Bredi, con una sua azione personale, evita un avversario, Danova, e porta a 4 le reti juventine. Gentile chiede assistenza e la trova in Rossi. E il 35esimo e sul cross del terzino, dopo un'entrata di Tardelli, Platini realizza il gol decisivo. La Juventus, licenziato qualsiasi cliché difensivo, preme con insistenza e perviene al pareggio. Al guizzo lungolinea di Rossi fa eco il guizzo volante di Platini. La partita si risolve quando Platini dichiara guerra a Zico. La sua punizione scuote rete e classifica. Il contropiede dei bianconeri, già vincitore in questa chiave tattica contro l'Inter. Briaschi è il primo giustiziere. Platini, dal dischetto, spiazza Martina. Dopo appena 5 minuti, su punizione di Cabrini, la deviazione del centravanti è tanto fortunosa quanto decisiva. Il fermento della barriera granata fa presagire una maxi punizione di Platini e infatti il francese non si smentisce. Il Torino, splendido in Belgio, non ha energie da spendere e la Juventus appare scatenata, raggiungendo l'obiettivo con Manfredoni. Mauro si libera del difensore, che Rossi centra, Tricella è andato avanti, da 3 metri sotto le mani e le gambe di Lorieri, 1-0. Si difende, tocca la palla per Bruno. Bruno scorge Rush, lo serve, guardate il controllo fulmineo e il sinistro di Rush, 2-1.
al nono arriva il gol. L'azione Ravanelli, Casiraghi, da questi a Conte, la prima delle due reti odierne di Conte. Dunque Juventus in vantaggio 1-0 dopo 9 minuti. Arriva il raddoppio juventino. Conte, Vialli, il cross, Roberto Baggio, ribatte Marchegiani e Conte in rete per il 2-1. Di studio, di preoccupazioni eccessive, di errori banali, ma al primo affondo la Juventus passa in vantaggio con Conte sugli sviluppi di una punizione di Baggio. Dal calcio d'angolo nasce il raddoppio della Juventus, siglato da Müller che batte con una buona scelta di tempo sia Galli che Fusi appostato sul primo palo. Un minuto dopo la Juventus passa, Di Livio va via a Sergio e mette al centro dalla linea di fondo. Lo stacco di Köhler non trova ostacoli, l'impatto con il pallone è potente e la Juventus torna in vantaggio. Che si esibisce nel suo pezzo preferito, il cross, colpo di testa di Vialli, così che per la Juve tutto risulta estremamente facile, anche perché gli errori si susseguono nella difesa del Torino. E poi al 42esimo ancora una combinazione Ravanelli-Vialli, è violentissima la conclusione di Vialli, tripletta. Su ennesimo disimpegno sbagliato della retroguardia del Torino c'è il quarto gol siglato da Ciro Ferrara. Entrato in campo commette fallo su Del Piero e Ravanelli ha la possibilità di trovare gloria personale. Toglie anche Sosa e gioca la carta Del Piero. Un'altra Juve, anche se il pareggio arriva su sfortunato autogol di Sogliano. Gianluca Vialli aveva segnato 3 gol, oggi gliene basta uno ed è quello della vittoria. Un gol di potenza, prepotenza, rapidità, astuzia. Da centravanti vero, insomma. Colpo di testa di Della Fiore, quello di Almirola, ancora Della Fiore, Trezeguet è in fuorigioco, ritorna in gioco. Era pulita secondo l'arbitro, va via Mori, grande giocata di Mori, entra l'area di rigore, Mori ancora, Mori! Batte Nedved, Giorgio Chiellini! Sempre a testa bassa, Andrea sta toccando tanti palloni. Barzagli sulla destra per Lichtsteiner, sembra stregata la porta del Torino. Giovinco, il cross, attenzione, la palla in rete, vince, pareggia Marchisio, pari vantaggio della Juventus, Claudio Marchisio la mette dentro lui, il principino. Attenzione a Vucinic, pallone tra le linee verso Giovinco, attenzione va Seba, Giovinco! Ancora Alessandro, dentro il pallone di Matre, attenzione verso Vucinic con il petto per Marchisio! L'ultima sconfitta in un derby, la Juventus l'ha patita nel primo anno di Lippi. Palla verso Marchisio, attenzione, ma Marchisio ancora, palla centrale verso Vidal, Vidal il tiro, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio con Arturo Vidal, al minuto numero 41, Vidal ha tirato un missile all'angolino, è un gol fantastico. Occhio alla parabola di Pirlo dentro la sfera, di testa Quagliarella, attenzione Marchisio, la palla in rete, il raddoppio della Juventus. Derby della Mole fra Juventus e Torino apre l'undicesima giornata della Serie A Team al 19esimo. Paul Pogba 24esimo, cross da sinistra di Alessandro, si avventa sul pallone Juan Cuadrado, primo gol in campionato. Derby, va la Juventus, apre il calcio di punizione di Paul Pogba, c'entra lo specchio, si apre una voragine all'interno della difesa del Torino, ci si infila Sami Khedira, conclude con un piattone, magia di Pogba che vede in verticale Morata, aggancio e tocco a scavalcare Padelli per il 3-1 Juventus, trova anche la doppietta, calcia Pogba in posizione regolare Morata. Allora Cuadrado, palla buona per Maggio che fa per Higuain, fino in fondo Higuain! C'era bisogno di forze fresche, questa è l'interpretazione di Mihajlovic, Higuain! Di Bala, poi apre per il piazzato di Pjanic due volte ed è 3-1. La via palla, la prende Di Bala! Ancora!
pallone passa, arriva a Cuadrado in area di rigore, Cuadrado la mette dietro, Cuadrado per Pjanic, che gol! La battuta di Pjanic a cercare il colpo di testa di Alexandro, sono tre per la Juve. Un numero per passare, poi Dybala! Bernardeschi dall'altro lato, entra in area Bernardeschi, la finta, riesce a passare Bernardeschi col destro, Alexandro porta in vantaggio la Juventus. La rincorsa di CR7, la battuta, la intuisce Ciaso ma non basta. Cuadrado anche lui, punta l'uomo sul destro, vede la porta, destro e gol! Just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise, try to hold. Ingo, Alexandro, per Chiesa, Chiesa dentro il pallone, attenzione Locatelli, Locatelli! Locatelli!